Anteprima tutto campo insieme ad Agostino Iacobelli. Ciao Agostino. Buonasera a tutti. Allora, una partita dell'Arezzo all'Aquila, un pareggio che come al solito può essere letto sotto vari punti di vista analizzando squisitamente il risultato. L'Arezzo che è l'unica squadra che è imbattuta fuori casa, una serie di risultati utili, e oppure la vittoria gettata al vento perché primo tempo abbastanza dominato, 1-0, rigore sbagliato e la partita poteva finire su quel dischetto, dal dischetto, con lo stesso Tremolada che avrebbe fatto la doppietta. Certamente il secondo gol avrebbe tagliato le gambe all'Aquila, perché se Tremolada mette dentro il rigore, entrare negli spogliatoi sul 2-0 sarebbe stata molto più dura per l'Aquila. Però bisogna essere onesti, è un punto importante che ti fa classifica, ti fa morale, ti fa rimanere imbattuto fuori casa. Certamente uno vorrebbe sempre vincere, però è quel punticino che ti fa classifica e ti fa tenere il morale alto, diciamo così. Ecco, tra l'altro è un altro di quegli avversari che vedremo che fine farà, no? A livello di classifica è il secondo che l'Arezzo affronta di questo tipo, diciamo che escluso magari la trasferta di Pisa, è un momento di calendario in cui l'Arezzo anche potrebbe approfittare e anche cercare di mettere in cascina qualche altro punto per la sicurezza. Sì, poi bisogna dire anche come la vediamo dal punto di vista di classifica, perché obiettivamente vincendo ti veniva anche l'acquolina in bocca di tentare qualcosina di più, perché il campionato, l'ho sempre detto, lo ribadisco, è abbastanza tolto il Pisa, che come abbiamo visto poi è caduto anche lui in casa col Teramo, ma soprattutto tolto la spalla, le altre squadre sono abbastanza alla portata dell'Arezzo, quindi con quei punti in più vedevi un attimino un po' più in alto, andavi a vedere cosa succedeva più in alto, però il pareggio va bene uguale, portiamo a casa punti, per adesso facciamoli, poi vediamo cosa uscirà fuori da questa, da quest'altra bomba del calcio, scommesse e di altre cose. È un campionato anche difficilmente valutabile, no? Perché abbiamo la SPAL che insomma, ha questi punti di vantaggio sul Pisa, che cade in casa anche col Teramo, la Maceratese che è stata questa favola ma adesso ha perso addirittura a Savona, quindi le squadre sono tutte lì livellate, ma anche nella zona, diciamo, salvezza, nonostante, ecco, che lo dimostrano anche i tanti pareggi dell'Arezzo, no? Magari in altri campionati con tutti quei pareggi ti eri inguaiato, invece sostanzialmente anche con le due vittorie che ha fatto, ma insomma anche quando pareggiava e basta eri sempre sopra comunque la zona play-out. Quindi è un campionato mediocre secondo te dal punto di vista del valore, è un campionato equilibrato, come lo vedi? Io ribadisco il mio concetto, per me è un campionato mediocre, lo ribadisco, mi dispiace dirlo, però rispetto agli altri campionati è molto più mediocre, perché nel girone A e nel girone C ci sono squadre molto più quotate e se uno non vince per 2-3 turni va in grossissime difficoltà, mentre qui c'è molto più equilibrio, c'è molto più le squadre più alla portata di tutti. Infatti se noi vediamo, la SPAL pregava per venire in questo girone qua e non andare nel girone A, perché c'è molta più qualità, c'è molto più forte di questo. Quindi io, al di là dell'equilibrio e tutto, secondo me è un campionato molto mediocre questo B. Quindi è un po', come dire, da mangiarsi le mani, ti chiedo, molto. L'Arezzo dice, anche Capuano ha detto, lo dice sempre, no? Quest'anno la salvezza, il prossimo anno allora sì che punteremo alla Serie B, intanto non si sa il prossimo anno che campionato sarà, perché qui forse con poco riusci... Secondo me sì, poi non so se lo vincevi, però certamente con poco, con due pezzettini fatti, messi in squadra per bene, potevi... Forse la spalla non ci raggiungevi, però non la raggiungevi, però con le altre, come hai visto bene te la potevi giocare alla grande, perché sia con la Maceratese che con la stessa Carrarese, che ha grossi problemi, con lo stesso Pisa abbiamo visto in casa, quindi secondo me facendo un piccolo sacrificio in più all'inizio dell'anno, a questo punto del campionato potevi avere quei 3-4 punti in più, anche se obiettivamente l'Arezzo in alcune partite forse le meritava pure, però sai, poi forse qualche altra partita non meritavi e l'hai pareggiato o l'hai vinta, però secondo me facendo un piccolo sacrificio all'inizio dell'anno potevi andare a vedere un po' lassù cosa succedeva. Due questioni per l'Arezzo da sistemare. Una forse ci sarà stato già il chiarimento, no? Sa che Cori ieri al momento della sostituzione ha scaraventato, insomma,
la giacca, giubbotto, sì. Il giubbotto, insomma, contro la panchina. Capuano ha parlato di sceneggiata napoletana, fa un po' sorridere, no? Però è così. E ha detto: con me queste cose, insomma, non esistono, non è Van Persie, ha detto. E quindi, come dire, insomma, non puoi permetterti questo tipo di, diciamo, di reazioni. Come la vedi? No, un giocatore sostituito non deve fare quelle cose lì. Poi puoi andare a chiedere chiarimenti il martedì, lunedì all'allenatore, però farlo davanti a tutti è brutto. Poi soprattutto non è tanto il fatto del, è proprio la mancanza di rispetto anche a chi entra al posto tuo. Poi Cori può essere arrabbiato perché da parecchio che non fa gol, ha fatto pochi gol, però io penso che mister Capuano e Ziolino ha sempre fatto tanti elogi a Cori, perché è un ragazzo che lavora tanto, però devi capire che a un certo punto, quando un allenatore vede determinate cose, non lo farà mai per motivi disciplinari, ma per motivi tattici. Forse in quel momento l'hai visto che De Fendi poteva dare più profondità alla squadra e l'ha fatto, però ti ho detto, non è tanto la mancanza di rispetto verso l'allenatore che è brutto, però verso il compagno che entra non è bello. E poi c'è la questione Monaco, perché sembrava un'essenza un po' eccessivamente lunga per la tonsillite, e poi, insomma, da quello che ha detto anche Capuano la scorsa settimana, si capisce, anche ieri lo ha ribadito nel dopogara, Monaco ci faccia sapere cosa vuole fare, anche di non accettare come dire, di andare a scadenza e rifiutare le proposte che gli vengono fatte, basta che ce lo dica, insomma. Ma sai, questo purtroppo la lamia dopo taglia di fare i contratti annuali. L'Arezzo obiettivamente già aveva fatto tanto, perché questo ragazzo, ricordiamo, viene da categorie molto inferiori, e la lama a doppio taglio di fare i contratti annuali. Il ragazzo obiettivamente forse avrà avuto qualche richiesta, secondo me, perché sennò non si spiega. Sta facendo bene, è abbastanza giovane, è un 93 mi sembra, quindi ha 22 anni, però ha detto bene anche Ziolino di far sapere alla società cosa vuole fare, anche perché ricordiamoci che nel calcio non c'è riconoscenza, non è che senza nulla togliere a Monaco, Monaco si ricorda da che categorie viene, oppure sa che l'Arezzo ha fatto tanto per lui. Il calcio è diventato questo, è diventato un business, quindi Monaco farà le sue scelte, però la società non si aspetti riconoscenza dal giocatore. Grazie Agostino, ci rivediamo la prossima settimana. Tra poco in studio invece avremo ospite l'attaccante De Fendi, che ieri è tornato dopo una lunga assenza a riassaporare il clima a partita, e abbiamo anche, credo tu ci hai lavorato, con Nario Cardini. Come no, lo saluto tantissimo, abbiamo lavorato insieme a Monte in Lega Pro, ci siamo un grosso amico e un grosso competente di calcio. Ci vediamo tra poco.